Per sadhana si intende qualsiasi pratica e autocorrezione che fornisce alla mente e al corpo una modalità disciplinata per esprimere l'infinito dentro se stessi. È una pratica che allinea i nostri cicli, i nostri schemi, reazioni mentali ed emozionali, affinché supportino i nostri propositi, valori e obiettivi. È il momento ogni giorno in cui prendiamo atto di tutte le abitudini negative che ci guidano lontano dalla più elevata coscienza, eliminando quindi i desideri su cui tali abitudini si basano, uno per uno, passo dopo passo. È un'attività non automatica. Scegliamo coscientemente di alzarci presto la mattina anziché dormire. Scegliamo coscientemente di esercitare il corpo, di esaltare l'infinito nel nostro cuore con la voce e l'attitudine proiettata. Ogni giorno è un giorno diverso, ogni giorno sono diversa. Ogni 72 ore la maggior parte delle cellule del corpo cambia. Tutto va e viene, la motivazione va e viene, ma nel flusso della vita, attraverso tutte le reazioni volubili delle nostre emozioni, attraverso i battiti del nostro cuore insicuro, attraverso il turbinio di pensieri, idee, noi consciamente scegliamo di mantenere una pratica costante e regolare. E con questo progressivo impegno stabiliamo una priorità nella vita, al di sopra di tutti i cambiamenti. Scegliamo di esaltare il nostro sé infinito, universale, sviluppando il nostro finito umano come un canale per esprimere la nostra naturale, sottile e limitata natura. Le scritture yogiche prevedono almeno 2 ore e mezza di sadhana prima del sorgere del sole. In questo modo si dedica almeno un decimo di ogni giorno al perfezionamento della nostra coscienza, conservando la vitalità, la connessione alla sacra dimensione di noi stessi e di Dio. Perché il prana, il nettare in queste ore mattutine, la forza vitale fondamentale della coscienza, è concentrata e la purificazione fisica è più facile da raggiungere rispetto alle altre ore della giornata. È un orario tranquillo, quando poche persone sono sveglie e occupate, la confusione e il trambusto delle attività quotidiane non distraggono, non mi distraggono e soprattutto non interferiscono con la mia pratica, la mia chiarezza. Anche se molte cose possono cambiare la costanza, la profondità della mia sadhana, il mattino, dopo averle conquistate, si sviluppa la forza di volontà, la fiducia, l'abilità di far brillare creativamente, consapevolmente la mente. Questa pratica costante di quiete, consapevolezza, prontezza, impregna la vita di sensibilità ai ritmi naturali del corpo e con la danza feconda di ogni istante. Non è un traguardo piccolo. Se alla stessa ora di ogni giorno mi sintonizzo l'uno con l'altro tutti i ritmi mentali e psichici, allora nessuna parte di me sarà in disaccordo con qualsiasi altra parte di me stessa. Il giorno fluisce meglio. Impegnarsi nella sadhana ogni giorno alla stessa ora mi aiuta a conoscerla a fondo velocemente perché il corpo e la mente usano tale regolarità per ancorare la mia coscienza. La pratica regolare è parte dell'arte di imparare l'impresa della maestria di se stessi. La teoria, la conoscenza ha mostrato che se pratico una determinata mansione ogni giorno alla stessa ora, la imparerò in maniera più efficace.
Perciò, se pratico la meditazione ogni giorno alla stessa ora, diventerà sempre più facile. Piccolo inciso. Ognuno di noi rivela una propria natura, una natura di superficie che cambia con le stagioni della vita. Sono diverse le circostanze, le esperienze. E in tal senso, svegliarsi la mattina per alcuni può essere difficile 2 ore e mezza prima per motivi di vita, chiamiamoli così. Ecco, mi permetto di suggerire di intonare, di scegliere, di riservare un tempo alla pratica, piuttosto di rinunciare perché non si è nella possibilità, perché si ha un impegno di lavoro alle 5 di mattina. Provare ad abbattere un vincolo, un limite mentale e sintonizzarci con la priorità verso la vita più profonda che è il nostro sé, in connessione con la coscienza universale. Quindi il primo gesto della mattina sia quello di riservare un tempo, il tempo, facendo del proprio meglio, dedicandoci alla pratica. Yogi Bhajan descrive il processo di autocristallizzazione, o meglio, ci dice che l'ideale è fare in modo che la mente sia come una mente diamante, come una pietra preziosa, perfetta, di alta qualità e del più grande museo. Afferma: senza disciplina non potete ottenere nulla nella vita, non potete autocristallizzarvi. Ci sono termini scientifici con cui abbiamo familiarità: distillazione, sublimazione e cristallizzazione. La distillazione serve a purificare. Questa è la sadhana che facciamo tutti i giorni. È una distillazione per rimuovere le impurità come un filtro. La sublimazione è successiva, è più sottile, completa. È la trasformazione di qualcosa in uno stato di energia più elevato. La sublimazione elimina tutte le impurità ancora più radicate. Sarebbe come prendere un blocco di zolfo e riscaldarlo in modo che tutto lo zolfo diventi vapore e le impurità rimangano in basso. Questo è il kirtan, la sublimazione attraverso la parola e infine la cristallizzazione. Quando la purificazione è avanzata, raccolgo la sostanza in un unico cristallo puro. E anche questo processo di raffinazione a passi e stadi. Il campione deve essere perfetto. La temperatura e l'ambiente devono essere stabili. Se tutto è tenuto in modo perfettamente stabile, otterrete una gemma perfetta. In genere, il risultato della cristallizzazione ha 4 livelli qualitativi. Il più noto è opaco o forma di pietra grezza. È la giusta materia, ma potrebbe essere coperta superficialmente e avere molte imperfezioni nella struttura, così da non avere la sua effettiva intensità e trasparenza. La successiva è gemma semipreziosa. È più pulita, senza patina e ha poche imperfezioni. La terza qualità è lo stato di gemma. È bellissima, ha pochi o nessun difetto. E può avere una luce limpida. La quarta è veramente molto rara. È impeccabile, con una struttura perfetta e resistente. Questa pietra preziosa ha un taglio perfetto nelle sue sfaccettature e può riflettere perfettamente ogni cosa senza distorsione.
La cristallizzazione è completa quando quello che è cominciato come uno sforzo per un obiettivo ambizioso diventa una spontanea espressione di gioia, gratitudine, amore, in una disciplina vivente che deriva dall'interno della nostra coscienza, permeata senza soluzione di continuità, azione dopo azione. Questi stadi assomigliano ai quattro stadi riferiti nei Vedanta, come risveglio, sogno, sonno profondo e risveglio dal sonno. Il primo è opaco e limitato, attaccato e concentrato su di sé. Il secondo è fantasioso, capace di elaborare e creativo. Il terzo è immerso nella quiete e ha la capacità di conoscere molte cose in modo intuitivo. Potrebbe abbandonare l'ego e avvertire o guarire senza limiti di distanza o tempo. L'ultimo stadio conosce l'infinito nella forma finita, è il dimorare in Dio, fluendo nel Dharma, agendo in sincronia e armonia nel flusso del più grande essere e nel proprio destino. È neutrale, riflette ogni cosa accuratamente, è intuizione, immanente, personificata in una costante e spontanea creatività. Radianza più la vostra azione. Tale radianza è la mente e l'azione è la parte grossolana. Lasciate che lo esprima in senso mistico. Quando l'anima dischiude il cuore, l'uomo diventa divino. Potete dirlo come più vi piace. Un uomo deve comprendere la sua esistenza in relazione all'universo. Chiunque comprenda questo conoscerà la verità. L'intero mondo intorno sarà meraviglioso se capirete che voi siete voi. In ogni percorso della vostra vita ricordate che voi siete voi. Io sono. Io sono. Questo è il mantra.